del web, benvenuti ad una nuova puntata di Al Volante, la rubrica più social del web. Un po' come avevamo previsto qui da Al Volante, dopo Rincon la Juventus smette in qualche modo di pensare al mercato, quantomeno per la fase di gennaio. Tolisso costa troppo, Nzonzi non si vuole muovere da Siviglia, su Gagliardini c'è un'asta pazzesca con l'Inter, che ha i milioni cinesi per poter investire già dal mercato di gennaio, ma l'Atalanta preferirebbe trattenerlo almeno sino al mese di giugno, quindi fino a fine campionato. Il rischio qual è? Il rischio è che la Juventus, dopo aver perso per fortuna Witzel passato ai cinesi allenati da Fabio Cannavaro, al club cinese allenato da Fabio Cannavaro, potrebbe rimanere com'è con la sola variante Rincon. Rincon per me rimane un ottimo investimento, mi ricorda molto l'affare Milan con Kučka, ovvero un giocatore pagato poco, veramente poco, 8 milioni in totale, capitano del Venezuela, giocatore che ha esperienze anche in Germania, dove tutti quanti i centrocampisti hanno dei giovamenti, perché a livello tattico in Germania si migliora. Ed è un giocatore che manca alla Juventus, dinamico, forte, è un giocatore che può tranquillamente disimpegnarsi sia come mezzala che come non regista basso, perché dopo Andrea Pirlo utilizzare la parola regista appare come una bestemmia, ma può sicuramente essere utilizzato come vertice basso, potremmo dire noi, alla Van Bommel. La Juventus è convinta che sia il giocatore ideale per risolvere qualche problemino di centrocampo. Lemina ha deluso, che dire, non rende più come ad inizio anno, quindi non è da escludersi un utilizzo costante sin dall'inizio proprio per il calciatore venezuelano, il general.